Buon pomeriggio Danis, campionato di eccellenza dal Pietro Gangemi di Torre Grotta, la nona di andata. Il Torre Grotta, la squadra di casa, vs lo Sporting Taormina. Le formazioni che stanno per scendere in campo. Per il Torre Grotta, col numero 1 Vinci, il 2 Bonaffini, il 3 Di Bella, il 4 Falcone, il 5 Cardaci, il 6 Maisano, il 7 Cariolo, l'8 Mazzullo, il 9 Mento, 10 Venuti e 11 Ciliberto. A disposizione di mister Borelli ci sono Giorgiani, Sgro, Grillo, Alessio, Mamone, Mondo e Sindoni. Per lo Sporting Taormina, col numero 1 Gulisano, il 2 Abate, il 3 Puglia, il 4 Maggioloti, il 5 Scarlate, il 6 Trovato, il 7 Emanuele, l'8 Mannino, il 9 Dadone, il 10 Calcagno, 11 Famà. A disposizione di mister Coppa ci sono Cirnigliaro, Filistat, Rapisarda, Giannaula, Gallo, Battaglia e Costa. Il direttore di gara è il signor Merendino della sezione di Messina, assistente Silvestro di Messina e Viglianesi di Catania. Classifica, un punto per il Torre Grotta, 11 partite intanto per il Sporting Taormina. Con lo Sporting che mette un pallone in aria, attenzione, pericolo, perché la conclusione è lontano dello specchio della porta di Vinci. Batte Calcagno. E c'è subito il gol di Calcagno, 1-0 per lo Sporting Taormina. Parte il tiro, il detto verso la porta di Vinci, ancora un tiro, la parata in estremo. La palla al piede, poi dà il pallone sulla destra e l'uscita di Vinci provvidenziale. Parte Venuti. Gol! 1-1, pareggio del Torre Grotta. La partita si riapre, ritorna a sperare la squadra di Venuti. Mister Borelli! Per loro, per la dirigenza, e tanto pallone in profondità, e vediamo! Occasione, Cariolo, Cariolo, fine, riarriva, riarriva, vediamo sul lato sinistro, il pallone viene deviato in corner. Sporting che gioca la palla, il servizio, attenzione in profondità. Mento, c'è Cariolo però che era fuori gioco. Ora Mento ancora, pallone per Venuti, Venuti non ci arriva. Rinviato il pallone fuori dall'area di rigore, ripreso da Mento e perde pallone Vento, attenzione il pallone, e c'è il colpo di testa quasi a botta sicura, occasione gol per lo Sporting, e ancora Sporting che attacca, attenzione numero 4, Vinci, para, che possa essere la volta buona, ripartito intanto. Intanto ancora lo Sporting, il tiro, la deviazione. In aria il pallone, attenzione, parata di Vinci. Battuto l'angolo, il colpo di testa, il pallone messo fuori aria, rimane. Scarlata, mette un pallone, attenzione, il controllo di testa. È un pericolo scampato, ancora Scarlata. Pericolo, pericolo ancora, Scarlata. E a colpo Torminese, Famà, attenzione. È rischio. La rimessa è Scarlata, attenzione, parata di Vinci, sta per entrare il numero 18 ed esce Cariolo, credo, sì, l'anticipo, bello, bello, perfetto, Venuti, 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 Venuti ancora, Venuti, mancato gol del vantaggio. Bonaffini, fuori numero 4, mette il pallone sotto la porta e c'è la deviazione.
ancora Venuti, mette un pallone in area di rigore, intercettato. E ora attacca anche in questo frangente. Attenzione, c'è il fuorigioco, sì, fuorigioco no. E c'è un'occasione mancatissima per lo Sporting. Attacco di Mento, ora Venuti. Venuti tira e il pallone viene deviato poi. Abate. Sta uscendo Mazzullo. Ed entra Isgro. Parte il tiro e Vinci si impegna in una bella respinta e finisce qua 1-1, il semplice fischio finale dell'arbitro Merendino della sezione di Messina, che manda tutti negli spogliatoi con un pareggio.